Nel borgo antico di Taranto, nella città vecchia, siamo in via Duomo e siamo con il maestro Vincenzo Santoro, un artigiano che ha fatto la storia della città vecchia. E continuo a farla e continuerò a farla. Benissimo. Con orgoglio. Caro Babbo Natale ti scrivo, anzi, caro Sindaco Melucci ti scrivo. Allora, caro Sindaco Babbo Natale, ti vorrei mettere in evidenza alcune cose. Tu mi conosci, sono sicuro che mi conosci, ti ricordi di me. Io sono quello che tu 9 anni fa avevi promesso di darmi una mano per ricreare il gruppo folcloristico e poi mi hai mandato avanti Andrè dai giullari di corte, mi avete preso per il culo. Ancora dopo, quando sei stato rieletto, che sei passato di qua, caro sindaco, te l'ho detto ancora, sindaco, allora questo gruppo folcloristico lo rifacciamo, sì sì, e ancora per l'ennesima volta mi hai preso per il culo. Caro sindaco, come sarebbe bello quando arrivano le crociere andarli ad accogliere con Taranto, Cucciarulo e Tarantino, o ora che sono le feste di Natale vedi del gruppo. Non ti avevo chiesto nulla, non ti avevo chiesto soldi, non ti avevo chiesto nulla, ti avevo chiesto soltanto un locale e non incomodato d'uso, ma con un equo affitto per poter fare le prove del gruppo. Mi hai voltato le spalle e Taranto ancora una volta per colpa tua ha perso un'opportunità. Ma... detto questo, arrivo al dunque, sindaco, devi sapere che io, essendo anziano, tutte le mattine la mia ginnastica, malgrado l'aria, la faccio venendo a piedi dai tamburi qua e inevitabilmente passo a Piazza Fontana e ogni volta mi faccio le domande, sarà anche deformazione professionale il mio, sindaco, mi perdoni, però senta sindaco, ora sto vedendo la fontana bella asciutta, no? Allora le dico una parolina magica, guardi, si informi, magari vado sulla Treccani, perché lei sicuramente a casa avrà la Treccani, no? Vado a vedere la parola antivegetativo. Le ripeto, antivegetativo. Signor sindaco, sa a cosa serve? Approfittando che ora la fontana è asciutta, una bella sgrattata, una bella stuccata, una bella passata di antivegetativo, e il problema di mandare ogni 2 mesi la gente a grattare, lei l'ha risolto, signor sindaco. Preferisce continuare a spendere soldi? Lo faccia pure, però io quando vedo gli operai là a lavorare dico, ecco, i soldi miei che fine hanno fatto. E non solo, visto che quello obbrobio di fontana non si riesce a far nulla per demolirla, cerchiamo di renderla più efficace, nel senso, caro sindaco, guardi, la mia, ripeto, sempre deformazione professionale, io vedo i difetti ovunque, quella fontana è dotata di un cordolo di 10 cm, signor sindaco, una fontana aperta ed esposta a tutti i venti, un foglio di giornale, un soffio di vento, abbiamo intasato la fontana, signor sindaco, e poi ce la prendiamo con la gente di Taranto Vecchio, tanto è facile prendersi con... Sono incivili, sono sporchi, sì, brutti, sporchi e cattivi. Tutto quello che volete, tutto quello che volete, altro che brutto, sporchi e cattivi. E dicevo, intorno a quella fontana, se vuole gliela faccio io, perché sono un fabbro, sono un carpentiere, giuro, gliela faccio io nella mia bottega, portatemi il ferro, ve la faccio io, una bella ringhiera tutto intorno per evitare che le carte e i cartoni vadano nell'acqua, sollevate dal vento e da quanta... nulla, non costerebbe nulla, signor sindaco. Maestro, non se ne voglia, ci fermiamo qui, ma manderemo una seconda lettera a Babbo Natale e parleremo dello stato pietoso degli ipogei.